E certo un bel biglietto da visita da consegnare agli avversari di gruppo. Ti dà quel piccolo vantaggio a livello mentale per il resto della competizione e manda anche un messaggio chiaro agli avversari. La partita è già cominciata. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Faccio il nome di un giocatore di fatica, Jordi Alba. Corre come un treno e cerca spesso la sovrapposizione, risultando molto efficace sulla tre quarti. La squadra oggi potrebbe beneficiare tantissimo delle sue incursioni sulla fascia. Ma guarda, mi trovi assolutamente d'accordo, le sue capacità di guidare e organizzare la difesa saranno fondamentali. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Morata, opportunità. Manolas. Papastatopoulos. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Morata, opportunità. Lancio lungo del portiere. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. L'estremo difensore la calcia lunga. Allontana il pericolo. Può tentare la conclusione. E hanno sfiorato il gol. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. C'è la palla lunga in avanti. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Lungo pallone in avanti. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Vediamo se può. Conclusione! E c'è il gol della Grecia. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Calcio di punizione per la Spagna. Vince il duello fisico e fa su il pallone. La porta. Pallone lungo in verticale. Tentativo di allungare il gioco. Bello intervento difensivo. Scodella in avanti. E perde il duello fisico con l'avversario. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio. Bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Vede la porta. Può andare, può colpire. Ed ecco il gol! Ecco il gol! La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Perfetta parità dunque. Il mister non sarà certo contento. Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione.
Azpilicueta, di forza. Cercano l'azione veloce. Morata, opportunità. Riesce a liberarsi, è da solo. Tentativo verso la porta. Fuori di poco, sfortunati qui. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Morata, può andare. Un'entrata in scivolata da manuale, sventa la minaccia. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. C'è il lancio lungo. Allarga il gioco con palloni a sinistra. L'avversario ha avuto la meglio. Occasione. Splendida reazione del portiere. Grande parata dell'estremo difensore. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Lungo passaggio in avanti. Si libera la grande. Ecco il tiro. È un grande riflesso qui. Molto attento qui il portiere. L'importante è non perdere la concentrazione quando serve. Morata. Ottiene un buon calcio di punizione. Decide di sfruttare la fascia. Ha la possibilità di andare verso la porta. Palla in avanti, verso il compagno. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molti da fare. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. Grande determinazione da parte della squadra. Stanno dando tutto, senza tirarsi mai indietro. Lottano su ogni pallone e non mollano mai. Sono davvero dei grandi. Un gol per parte, si chiude sull'1-1 il primo tempo. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. La Spagna ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Fabian Ruiz. Morata, opportunità. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Fabian Ruiz. Palla a Pablo Sarabia. Prova la giocata. Guida. Il portiere si oppone. Una parata stilisticamente non perfetta, ma era una palla velenosa e alla fine conta il risultato. Su rimbalzo. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Ecco un ottimo esempio di come passare rapidamente dalla difesa all'attacco. Il pressing alto a volte può portare a occasioni come questa. Non impensierisce la difesa. Errore qui, pallone sprecato. Quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Morata, opportunità. C'è spazio, occhio. È tutto solo davanti alla porta.
La butta via e fa respirare la difesa. Passaggio in avanti. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Ottimo il fraseggio. Calcio di punizione per la Spagna. Per l'arbitro non è rigore, calcio di punizione dal limite. E quasi sicuramente proverà la conclusione a rete. Ecco il tiro! Occhio alla... La toglie dalla porta! Questo è un errore davvero molto simile al precedente. È vero che chi semina raccoglie, ma devono anche essere spietati quando è il momento, altrimenti si possono iniziare a demoralizzare. Ecco il tiro! E c'è il gol della Spagna! E adesso possono tornare a controllare il match. Una bella conclusione, non c'è che dire. Ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. Decide che è il momento di inserire forze fisiche. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. Conducono con una rete in più degli avversari. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. La Grecia ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Infatti. Pablo Sarabia! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Ha voluto terminare l'azione concludendo in porta, ma la cosa bella di questa giocata è stato il controllo del pallone sul primo tocco. È evidente che in questa fase vogliono ridurre gli spazi disponibili in attacco. Fallo, nessun dubbio. L'arbitro si avvicina, espulso. Si poteva pensare anche al giallo, invece l'arbitro non ha avuto dubbi. Ora dovranno giocare il resto della gara 10. Non ha sfruttato bene questa opportunità. Era troppo lontano per poter impensierire seriamente il portiere. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. C'è la palla lunga in avanti. Devono pareggiare. Qui cercherà il tiro. Sono andati veramente vicini al pareggio. Quel gol sembra averli svegliati. Prepariamoci a una fase interessante della partita. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Tenta la conclusione. Poteva essere l'occasione per un pari. Sì, grande parata. I compagni devono ringraziarlo per aver salvato il vantaggio. Pallone lungo in verticale. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. La Spagna si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. La Spagna aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. In avanti vuol far salire i compagni. E il tocco è verso il portiere. Azpilicueta.
il recupero è quasi finito, presto arriverà il fischio dell'arbitro. Riceve in ottima posizione, non riesce a mantenere il possesso, fa avanzare l'azione con il lancio lungo. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Non c'è più tempo, finisce qui.